Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. La Sardegna potrebbe passare dalla zona bianca a quella arancione. Le nuove colorazioni delle regioni includerebbero anche l'isola in una fascia più restrittiva a seguito dell'aumento dei contagi nelle ultime ore. Intanto è di ieri il via libera dell'EMA per i vaccini AstraZeneca. Riprende dunque, secondo le decisioni governative, la campagna vaccinale. In Sardegna le inoculazioni riprendono dalle ore 15 di oggi. Non sono escluse eventuali disdette dopo le notizie di allarmismo apparse sui media in seguito allo stop precauzionale non solo dell'Italia, ma anche di alcuni paesi europei come la Germania. La TS sta quindi richiamando il personale scolastico che aveva iniziato con la prima giornata prima dello stop al vaccino di Oxford. Gli appuntamenti vengono calendarizzati da domani e per la settimana prossima per riprendere il ritmo. L'effetto mediatico però è stato forte, dice all'Ansa il commissario di Ares ATS Sardegna, Massimo Temussi. Ci stiamo organizzando per domattina e stiamo richiamando tutti quanti. Oggi capiremo se ci sono delle disdette, ma spero che la campagna possa proseguire speditamente. Una fogna a cielo aperto in via Monteverdi, quartiere di Santa Maria di Pisa, Sassari ancora protagonista in negativo dei disservizi cittadini. Da ieri mattina lamentano decine di residenti la rottura di una condotta fognaria in via Monteverdi all'angolo di via Cilea sta provocando lo sversamento di liquidi maleodoranti sul marciapiede. Ad aggravare la situazione è la comparsa di ulteriori falle in tarda serata e il conseguente aumento del disagio per i residenti. Siamo stanchi, denuncia Gianluigi Onida, delegato del Comitato per il quartiere. Segnaliamo e nessuno dell'amministrazione interviene. Al momento, infatti, i tanti reclami non hanno prodotto la risoluzione del problema, che peraltro è di vecchia data. Era cominciato già a febbraio, continua Onida, ma si era trattato di poca roba, ora è un fiume. La faglia nella condotta non sta liberando soltanto i contenuti fluidi della fogna, ma anche quelli a quattro zampe, rimaterializzando così gli altri abitanti in pianta stabile della zona, i topi. Una specie, le cui dimensioni gli umani del circondario catalogano come innaturali, e che è ricomparsa ieri in concomitanza con le fenditure e il concorso della pioggia. La situazione igienica tra ratti e fogne rotte, conclude Unida, è insostenibile. Ho riscontrato irregolarità amministrative e gravi conflitti di interesse. Con queste parole la consigliera Laura Useri motiva a distanza di un anno le sue dimissioni come delegata del sindaco dal CDA della Casa della Divina Provvidenza di Sassari. A dare la chance di una spiegazione ieri nel Consiglio Comunale l'interpellanza di Lello Pano, esponente di Italia in Comune, sullo stato dell'arte nell'istituto di via Sant'Agostino, da anni al centro di istanze fallimentari e criticità sui pagamenti. La capogruppo pentastellata a Palazzo Ducale, in carica nel Consiglio d'amministrazione da ottobre 2019 a marzo 2020, comunica la sua amarezza, così si esprime, per non aver potuto risolvere una condizione strutturale, direi quasi irreversibile. Per invertire la direzione di marcia sarebbero servite proposte concrete che avrebbero richiesto, continua la consigliera, l'epurazione di alcune figure. A questo passaggio sarebbe dovuto seguire l'attivazione di procedure che avrebbero comportato un grande sacrificio iniziale da parte di tutti, ma con la prospettiva, sempre secondo Lauseri, di sanare il pregresso e iniziare una nuova realtà. Ricevuta 12 mesi fa la redazione della politica grillina, Campus ha ritenuto, come ribadito ieri, di non nominare nessun altro rappresentante dell'amministrazione nel CDA, almeno finché le cose non si chiariscono in tribunale. L'unità operativa di odontoiatria della U di Sassari ha riscontrato nelle piante officinali sarde una cura naturale per i sintomi orali da bocca secca. A coordinare lo studio, la professoressa Eglemilia, che spiega, la malattia colpisce una fascia ampia di popolazione che include soggetti di tutte le età. Inoltre, dichiara la professoressa, le cause sono la respirazione orale, l'ansietà, le disfunzioni neurologiche e la disidratazione, anche influenzata dall'uso protratto di respiratori. Un progetto condotto dagli specialisti di odontoiatria. Il trattamento della xerostomia, infatti, risulta ancora una problematica irrisolta. La saliva ha un ruolo fondamentale perché lubrifica le mucose del cavo orale e dà protezione alle superfici molli e ai denti, mentre la sua carenza provoca traumi. Per questo motivo i pazienti vengono sottoposti al monitoraggio del flusso salivare tra
tramite terapie personalizzate con l'impiego di sostanze naturali per la produzione della saliva. Le piante officinali utilizzate da sempre in Sardegna come rimedio per i disturbi orali assumono quindi una funzione di rilevante interesse. Pubblicato il bando di concorso per la selezione di 66 allievi ufficiali all'Accademia della Guardia di Finanza nei comparti ordinario e aeronavale. 58 i posti per il comparto ordinario, mentre gli 8 del comparto aeronavale sono suddivisi tra 4 per la specializzazione pilota militare e altri 4 comandante della stazione unità navale. Il bando è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale, numero 19 del 9 marzo. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12 dell'8 aprile. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1 gennaio 2021, abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute, e non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza, lo conseguano nell'anno scolastico 2020-2021. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it. I concorrenti devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata o ricorrere, se minorenni, a quella in uso a uno dei componenti del nucleo familiare. Sul sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Il Comitato Cittadino del quartiere Sant'Orsola di Sassari organizza per domenica 28 marzo alle 9.30 l'evento denominato Il Roseto delle Principesse contro la violenza sulle donne. L'iniziativa consiste nella potatura del roseto impiantato nelle vaste aiuole della piazza Edina Altara, la piazza della chiesa, da parte di tutti coloro che, muniti di guanti e forbici, vorranno parteciparvi. La manifestazione trova il sostegno del settore ambiente e verde pubblico del comune di Sassari ed è un'occasione per richiamare l'attenzione sul quanto mai attuale male sociale della violenza sulle donne, ma anche l'opportunità di trascorrere una mattinata nella serenità e, seppure con il doveroso distanziamento e le misure di protezione individuale, un modo per ritrovare un senso di aggregazione. Il comitato di quartiere di Sant'Orsola si è largamente profuso negli anni per conferire, non senza difficoltà, decoro all'insediamento urbano, sottraendo all'incuria e alle erbacce quelle superfici che oggi ospitano il variegato rosetto.